Ci aspettiamo una riforma totale della sentenza di primo grado e ovviamente l'assoluzione dell'imputato Vanneschi. Dopo Alessandro Albertoni, anche Luca Vanneschi ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza di condanna in primo grado per la morte di Martina Rossi. È un appello che si basa essenzialmente sul valorizzare il fatto che in questo procedimento di prove non è nemmeno da parlarsi, al massimo si può parlare di indizi peraltro che non sono né gravi né precisi né concordanti. I due giovani di Castiglionfibocchi lo scorso 14 dicembre erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Arezzo a 6 anni di carcere, 3 per la tentata violenza sessuale ed altri 3 per morte in conseguenza di un altro reato. La studentessa ligure perse la vita precipitando dal 6° piano dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Maiorca all'alba del 3 agosto 2011. Secondo l'accusa stava cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Adesso il legale di Luca Vanneschi ha depositato il ricorso in appello contenuto in 216 pagine. Viene basato essenzialmente su, a nostro avviso, degli errori che vengono fatti in sentenza a riferimento a dei dati che vengono dati per certi, che in realtà certi non sono, anzi vi è evidenza in atti della prova assolutamente contraria. Si parla per esempio dell'assenza di alcuni indumenti di Martina, tra cui pantaloncini e ciabatte. Bene, andando a rivedere tutto quello che è il compendio probatorio e tutti i decreti di sequestro, questi pantaloncini, queste ciabatte sono state sequestrate. Nessuno ha mai parlato della sparizione di alcunché. Per la difesa di Luca Vanneschi resta infine fondamentale la versione dell'unica testimone oculare, la cameriera Franziska Puga, che nell'immediatezza dei fatti parlò di suicidio. È fondamentale per ricostruire i fatti. La sentenza, per bypassare questo problema, deve dire che la Puga non poteva assolutamente vedere dalla posizione, dall'angolo visuale in cui era sita. In realtà abbiamo dimostrato, riteniamo di aver dimostrato, che la Puga era a 15-20 metri dall'ingresso e aveva dei riferimenti certi dalla distanza, il fatto che aveva la gru posta sulla sua sinistra e aveva una visione quasi frontale del terrazzo. La cosa che andava fatta e non è stata fatta era chiamare quel test a testimoniare prima di dare una condanna a 6 anni a 2 imputati e chiedergli, anche sottoponendogli una cartina: scusi signora, ma lei dove era posizionata?